Oggi un breve piccolo video per dichiarare guerra alle macchie sulle tovaglie. Sì, macchie di vino, olio, non se ne può più, sempre lì al centro, soprattutto quando abbiamo tovaglie bianche o magari peggio che peggio stampate e ricamate. Allora, è un piccolo trucchetto veloce e utilizzando fogli per plastificare, si trovano nelle cartolerie sia in formato A4 che in formato A3. Allora, possiamo abbellirle perché chiaramente i semplici fogli, una volta plastificati, sì, è vero che prenderanno il loro spessore, però è anche vero che diventeranno semplicemente trasparenti. A chi preferisce può tenerli trasparenti, ma visto che ci siamo, io preferisco inserire qualcosa. Si può inserire o utilizzare dei bei tovaglioli disegnati, o altrimenti si può utilizzare della stoffa fine colorata, anche dei semplici fili colorati. Ecco, basta che abbia poco spessore. Allora, all'interno dei due fogli, noi prima di plastificare possiamo inserire ciò che più ci aggrada. In questo caso basterà un foglio formato A4 per un tavolo piccolo, anche per due, per evitare la macchia, o altrimenti un formato A3 è più che sufficiente per un tavolo di dimensioni un pochino più grandi. Qui si può benissimo appoggiare il vino, soprattutto quello rosso, splendido, quanto macchia rosso, è una meraviglia. Io utilizzerò, farò l'esempio sul formato A3. Sono riuscita a plastificare anche dei fiori secchi, poi dopo ti farò vedere. Ho deciso di mettere un motivo a questi begli orsetti molto allegri, una famigliola di orsetti. Certo, tutto il tovagliolo non ci sta, però basterà sicuramente una metà posizionata al centro. Non aggiungo altro. Volendo si può aggiungere una bordura in carta colorata, stampata, si possono stampare anche, ritagliare le riviste, insomma allargo alla fantasia. Io ho deciso qualcosa di così carino, semplice, è un disegno abbastanza ricco e ci sta bene, e quindi lo ritaglio, basterà metà. Inizio ad accendere la plastificatrice. Apro il foglio. E vado ad applicare il disegno scelto. Più lo rendo fine, meno spessore si avrà. È un tovagliolo e tolgo lo spessore. Cerco di posizionarlo in un punto centrale. Chiudo e verifico se è centrato. La macchinetta ha segnato il verde, perciò è pronta per plastificare. A questo punto, con molta attenzione, prendo il foglio e lo inserisco dalla parte sigillata e i due fogli aperti sopra. Facendo attenzione di non spostare i soggetti inseriti.
appena uscito, è molto caldo, bisogna attendere un pochino. Io per maggiore sicurezza faccio sempre due passaggi. Ecco qua. Una volta fatto, io ho fatto due, giustamente. Allora, a questo punto io direi largo al vino. Sicuramente non mancherà più la mia tovaglia. Olio, oliera, bene, non ho più paura. Ma e se facessi anche un altro trucchetto? Fosse altro che questo. Cammina, va verso i bicchieri e può sgocciolare fuori dalla protezione. E allora non so cosa mettere, non ho le protezioni, non sono organizzata. Uno Scottex, lo piego, lo ripiego, lo ripiego. Vuoi lasciare la V? È carino, sì. E allora piccolo nodo. Giusto? E l'oliera cattiva? Anche l'oliera cattiva. E via. E sistemiamo anche lei. E mettiamo il bel bavaglino, in modo che così tiri su, fa per sgocciolare lungo la bottiglia e si blocca qua. Così vinceremo le macchie. Ciao, a presto, ciao ciao. Questo a proposito dei fiori secchi inseriti. Li ho inseriti, li ho anche colorati e messi all'interno e plastificati. Poi non si può fare applicare del pizzo, si può fare qualcosa di particolare. Basta che non abbia grande spessore. Ma sono molto contenta soprattutto di questi.